Questa sera siamo con Dylan. Dylan è un cane di cui devo occuparmi, ho deciso e voglio occuparmi perché è stato veramente, veramente sfortunato. Allora, guardate qua, Dylan, eccolo qui, guardatelo, un bellissimo incrocio pastore tedesco di 4 anni che viene da una terribile esperienza. Dylan era in canile in un paese pugliese che non nominerò perché parliamo di situazioni molto molto delicate. Ecco, Dylan era nel canile di questo paese finché una famiglia lo ha visto e scelto da cucciolo, sì, a 4 mesi secondo quanto riporta l'anagrafe canina. A 4 mesi lui è passato di proprietà dal comune alla persona che l'aveva visto e scelto. Mi hanno detto che ne ha passate tante quando era in canile e che finalmente ha trovato il suo equilibrio a casa di questa persona. Purtroppo la persona in questione, la mamma di Dylan, non è stata bene. E a quel punto sono cominciati i problemi per Dylan, perché questa persona non riusciva più a gestirlo. Non so quando sono cominciati i problemi, non conosco la storia per intero. So solo che quando Dylan è stato recuperato, era stato lasciato da questa persona chiuso in casa, mentre questa persona era andata via per giorni. Allora voi immaginate Dylan chiuso, senza acqua, senza cibo, senza possibilità di uscire a sporcare, completamente solo. A un certo punto qualcuno è venuto a conoscenza del fatto gravissimo e è riuscito a liberare Dylan. Per fortuna, non No. sappiamo i dettagli di questa storia, io non li conosco personalmente, so solo che finalmente qualcuno ha aperto quella porta e ha liberato Dylan. Le persone che si sono interessate a lui e che l'hanno salvato sono della mia zona, del mio paese. Ecco perché me ne sto occupando io, perché sono stata interessata, mi hanno chiesto aiuto, perché una volta liberato Dylan bisognava trovargli una famiglia. E niente, io oggi sono qui a fare il video a Dylan, monellino che si abbraccia. Dylan, che c'è Dylan? Che c'è Dylan? Sei affettuoso, tu hai bisogno di affetto tu. Ecco qua. Ecco, sono qui a presentarvi questo cagnolone che ne ha passate tante e che in questi giorni è in stallo a casa di una persona generosa che gli ha dato la possibilità di stare in una casa anziché in un box. Solo che questa ospitalità meravigliosa per lui, perché lui si sta affezionando, guardate, ecco, questa ospitalità deve finire a un certo punto. Non può restare in questa casa. Dovete capire che ci stiamo impegnando per farlo stare nel miglior modo possibile, evitandogli il box il più possibile, ma abbiamo bisogno di voi. Dylan ha bisogno di una bella richiesta di adozione. Allora, l'avete visto, no? Come Dylan? Intanto, non so se vi rendete conto delle proporzioni, peserà un 30 kg, ecco, ad occhio. È un cane molto fisico, ecco lui poi in questo momento vabbè, sta cercando proprio di montare la gamba, ecco, però io non glielo faccio fare e devo dire che dopo un po' si stanca, si stacca. Comunque obbedisce, mi dicono, è diventato un bravo cane, ma è pur sempre un cane di taglia grande che bisogna saper gestire. Ecco, non è sicuramente il cane che portate in casa con i bambini piccoli perché gioca sicuramente in maniera irruenta e può involontariamente, perché lui è buonissimo, può. Dylan, scendi, scendi, amore, scendi, dai, scendi, 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 scendi. Bravo. Vai, vai dalla mamma, vai, vai, Dylan, vai, vai. Eh sì, ha bisogno di regole, ecco, ha bisogno di regole. Io sono qui per la prima volta, lo vedo oggi per la prima volta, stasera. Ecco qua. Ecco, è bravo Dylan, sa essere bravo quando vuole. Obbedisce quando vuole, però ha un modo di giocare, ecco, molto molto fisico. Dovete quindi dargli una base di educazione che, come vedete, per la sua intelligenza apprenderà.
Subito, siamo sicuri di questo. Questo diventa proprio un cane addestrato con le giuste regole, già parzialmente lo è, non sappiamo come. Secondo noi è proprio una dote naturale di questo cane. Ecco. Però dovete intendervene di cani. Dylan non è sicuramente cane da prima esperienza, è buonissimo. L'unica cosa mi dicono che con i gatti, ecco, con i gatti non tanto, non tanto. È vero, Dylan li Non rincorre. sopporta i Non gatti. sopporta i gatti, Guarda, non vieni là. sopporta. Vai dalla mamma, Dina, vai dalla mamma. Ma che storia, Vieni ma qua. che storia, Dina, ma che storia. E lo so, io Vieni ti voglio bene, però devi fare il bravo cagnolone. Comunque è buono che fa così perché voi vedete, ecco, vedete il cane che lui è, no? Perché non è che dobbiamo dire è un angioletto fermo, fermo, è un bravo cane, è un buon cane, però non è che guardia. è un fa pure la guardia, sì. È un ottimo Abbaia cacciaguardia. tanto, beh, è un pastore, un cane Vieni. da pastore, però devo dire che Vieni io là. sono venuta nel suo territorio e non mi ha minimamente ringhiato. Quindi è Vieni qua. un buon cane, sì, un buon cane da educare ancora meglio. Ecco, quindi se vi piace, se volete aiutarlo, se volete dargli un futuro, perché ora lui non ha niente di certo nella sua vita, Vieni qua. Milan. E dai, Vieni Lina, qua. dai. Di Che là. monello, che Vieni. monello. Che monello, Vieni sì, di sì, là. sì, sì, sì. È bravo, è bravo, è bravo, è bravo. E va bene, l'abbiamo capito, sì, Vieni, l'abbiamo vieni, vieni capito. qua, di là. Cosa posso fare? Non lo voglio cacciare, non gli voglio dire di no. Certo, in questo caso magari avrebbe detto un no secco, però come vedete poi si calma, sta buono. È vero, È un Dylan? grande giocherellone, Eh sì, si vuole muove. giocare, vuole. Sì, vuole stare proprio a stretto Vuole il contatto con le contatto persone, fisico, il senza contatto carezze, fisico e va senza bene. carezze vuole. Io non vedo nulla di grave comunque in questo comportamento, è Vieni nella qua, di là. norma, è nella norma, sicuramente. E niente, detto questo, lo fate un pensierino per Dylan, guardate che se va via da questa casa lui ci resta malissimo, perché già ha dovuto lasciare casa sua, già ha dovuto lasciare la sua padrona, perché comunque sicuramente le voleva bene, sicuro. Ora deve avere un altro dispiacere, che è quello di lasciare la sua famiglia provvisoria, quella che lo sta ospitando. Quanto ancora deve soffrire questo cane qui? Decidetevi, se vi piace, chiamatemi e ne parliamo, va bene? L'avete visto il cane che è? Oh, ecco, un cane così, che fa così, così, e vabbè, e non fa niente, dai. Ti educa poi la tua nuova mamma, la tua nuova famiglia. Io non ti posso educare, Dylan, magari. Io non ti posso fare niente per ora, tranne darti visibilità. È vero, Dylan? Basta, Dylan, basta. La vuoi visibilità? Tu sì. Vuoi una mamma definitiva? Tu sì che la vuoi. Sarai più fortunato la prossima volta, sono sicura. Ciao, amore.